Bentornati. Oggi ti voglio parlare di un aspetto importante del mangiar sano, ovvero anche della preparazione degli alimenti, in particolar modo del taglio delle verdure. Mangiare sano vuol dire tante cose: qualità degli ingredienti, rispetto delle regole di igiene, utilizzo corretto degli utensili e anche saper dosare i condimenti giusti al momento giusto. Quindi si tratta di un insieme di azioni apparentemente semplici, ma che racchiudono tante scelte importanti in grado di migliorare la nostra salute. Il taglio delle verdure, ad esempio, può sembrare un passaggio banale da fare in cucina, ma non è così, perché il taglio giusto con il tipo di ortaggio giusto serve a esaltare il sapore e anche le qualità nutrizionali del nostro piatto. E cosa fare per tagliare bene? Innanzitutto ti devi procurare un tagliere, un comodo tagliere, non uno qualsiasi, ma il tagliere delle verdure, perché anche per tagliare gli alimenti è importante distinguere e tenere separati i tipi di tagliere, cioè ovvero non puoi tagliare le verdure sul tagliere che usi per tagliare il pesce o la carne. Esistono tanti tagli di verdure, te ne elencherò alcuni. Per esempio, il taglio alla julienne è fra i più conosciuti e prevede il taglio dell'ortaggio, come per esempio il peperone, la carota, a piccole striscette lunghe, come dei piccoli bastoncini. Il taglio brunoise indica invece il taglio degli alimenti che vengono ridotti ad una piccola dadolata, questo può essere utile per preparare per esempio il sedano e la carota. Poi c'è il taglio a fette, quello classico, di diverso spessore a seconda della ricetta. E il taglio a chiffonade, per esempio, è molto utile per ridurre in strisce sottili anche le insalate o le verdure a foglia larga, quindi ci permette di mangiare comunque la verdura a foglia, che potrebbe essere difficile da masticare o complicata anche da inserire nel piatto, quindi la riduce ad un volume più piccolo, però mangiando sempre una quantità di fibre elevata. Quindi pensiamo al cavolo nero, le bietole, gli spinaci. Si effettua unendo le foglie a mazzetti, arrotolandole con delicatezza per evitare che si spezzino, formando una sorta di sigaro che sarà poi tagliato a striscioline sottili. Poi c'è il taglio a rondelle, che puoi utilizzare per tagliare gli ortaggi rotondi come le carote, oppure le patate o le rape rosse. E, insomma, ci sono tantissimi tagli. Questo può essere veramente utile. Pensa soprattutto a un taglio particolare che potrebbe attirare l'attenzione di tuo figlio, del tuo bimbo, presentando un ortaggio o la verdura con una forma diversa. E quindi in questo modo possiamo anche utilizzare diverse verdure con varie forme, anche per aiutare quella che è la vista e anche il palato e il gusto in cucina, e per sperimentare una stessa verdura in varie forme diverse. Il taglio, per esempio, in piccoli pezzetti può essere utile per aggiungere alle verdure, al riso, ai cereali, oppure creare un'insalata completa e ricca di tanti tipi di verdure. Quindi ti consiglio di provare a cambiare taglio di verdure in modo da utilizzare varie verdure differenti. Continua a seguirmi sempre sul mio blog, che si chiama www.dietistaroma.com. Ti aspetto e a presto.